Eccolo qui, Ryan Murphy dunque. Campione WLF, è sicuramente un prospetto grandioso questo Ryan Murphy. Con gli arti inferiori, ma molto bravo anche, sappiamo, con le gambe, probabilmente con i calci, sia TG che Ryan Murphy. Certo, Ryan Murphy li utilizza meno spesso, forse Rayford e TG molto di più. TG perché è veloce, quindi deve sfruttare più che pugni proprio il suo essere agile, la sua agilità e il suo modo di colpire con gli arti inferiori, visto che con il superiore insomma fa poco male. E inoltre Rayford insomma farà anche manovre di potenza, manovre di pura tecnica. Quindi mossa di coppia, però molto bravo Refor e anche Ryan Murphy, insomma, molto bravi entrambi in questa circostanza. E poi Rush Leg Sweep di Ryan Murphy, molto molto interessante. Sicuramente la strategia di Murphy è sempre quella, colpire la testa, la nuca, il rivale o anche parzialmente alla schiena, quindi manovre un po' combinate. Entra la TG per la prima volta e fa una brutta fine perché va proprio contro quella, insomma, quella grappa velata come Ryan Murphy. Ryan Murphy che davvero potrà disporre secondo me a grandi volumi della prova di TG. Ma altra mossa di coppia, attenzione, forse la stessa cosa, no, si cambia stavolta, turning drop e big boot. Bravo Refor anche a dettare la mossa. In coppia Refor secondo me potrà far molto di più di quanto non abbia fatto singolarmente. È una leda che è troppo spettacolare per essere solo nel ring, ha bisogno di un altro, attenzione, e altro drop takedown e elbow drop di back. Murphy poi attenzione, se la cosa prende un KGD e Refor dall'altra parte, attenzione, è qui che Murphy però deve pensare all'uomo legale. Attenzione, qui è digitato un powerbomb, sì, incredibile. L'arbitro però dovrebbe puntare fuori. I nomi legali sono insieme a Ryan Murphy e TG, non vorrei sbagliare, proprio i due che dovranno affrontarsi a Money in the Bank per il titolo da WLF. Attenzione, Refor la ributta.
Attenzione qui Ray Murphy, che mossa ragazzi, molto molto interessante questo cross arm neckbreaker. Veramente abbraccia incrociate, neckbreaker, abbraccia incrociate. È sicuramente un Ray Murphy ispirato, si vede anche dalle tecniche, dalla sua forza di volontà. Insomma, guardate qua, ancora gli rovina l'uppercut. E poi attenzione, half Nelson suplex, questa è poesia in movimento. Ray Murphy è semplicemente strepitoso ragazzi, e guardatelo, e guardatelo proprio sul suo avversario, incredibile, sul suo avversario di Money in Bank, una serie di calci e fine, un calcio dritto alla nuca, un nap kick praticamente, calcio alla nuca, ma attenzione al lead kick di TG, che ora si prende un attimo di vantaggio. Ma Ray Murphy, guardate lì la sua tecnica, grande agilità, mossa di coppia, oh, gli viene negli occhi addirittura. Qui Refor sembra un po' contrariato, però alla fine dice vabbè, alla fine Ray Murphy lotta per una giusta causa. Attenzione qui, oh, Murphy dal paletto, Murphy dal paletto, ma TG lo anticipa, un grande scelta di tempo. E poi Tower of London, la torre di Londra, mossa veramente paragonabile, assimilabile a uno jawbreaker. Attenzione qui, sbaglia tutto DG, attenzione a Murphy, si corre, vediamo se riesce Murphy con un suplex, no. No, TG è molto furbo, TG rientra in ring, attenzione, se lo carica, niente da fare, reverse DDT da parte di Ray Murphy, che ora penso potrà chiudere con l'Irish DDT. No, invece no, bravo bravo DG, bravissimo DG qua, attenzione, e che cosa fa DG, oh mio Dio, sunset flip, power bomb anche su Ray Murphy. Sì, però Murphy ha colpito più duramente, TG insomma ha colpito così così, forse però è il momento di dare il cambio, Ryan dovrebbe dare il cambio secondo me, non lo dà ancora, secondo me sta commettendo un errore qua, eh no, invece no, oh mio Dio, attenzione a Murphy qua, che fa Murphy, oh mio Dio, una DT lì sopra, una DT sul Nepro Ring, questa davvero poesia in movimento, ancora una volta Ray Murphy, poi si vanta, prende, si esulta, ma attenzione al ritorno di TG, e si è ripreso, sotto il neckbreaker. Attenzione qui Refor, Frankensteiner. Attenzione qui Ray Murphy, entra sotto metro, attenzione, ci sono i gol, tutti con Ray Far e Murphy, c'è un po' da fare, questo TG non è mai piaciuto a nessuno, nonostante alla fine inizialmente sia, era della parte dei fan, attenzione, che mossa ragazzi, butterfly suplex, 1, 2, c'è il kick out, ma forse è grazie all'intervento anche di KGD, attenzione a TG. È il momento di G, però qui G sta commettendo un grave errore, non vuole dare il cambio per dimostrare a tutti di poter battere Ryan Murphy, ma sinceramente insomma non lo vedo proprio propenso a batterlo, infatti subisce in casa il body slam, e attenzione perché Refor ora potrebbe chiudere il match, Refor ora è pronto, infatti attenzione, full Nelson, attenzione qui, arriva che GD, ma lo ha salvato proprio all'ultimo, proprio all'ultimo. Che anticipa le intenzioni di Refor, entra che GD, adesso si fa bello il match, si fa molto bello, entra che GD, ma Refor non ci sta, un zuri kick a vuoto, big boot anche a vuoto, clinch dovrebbe vincere che GD, infatti si è più potente, Russian X Whip ancora sulla schiena di Refor, attenzione foot stomp, mamma mia ragazzi, incredibile qui di KGD, attenzione, farà il colpo Refor qui a segno con il rolling set kick, poi ancora a coprire le gambe a vuoto stavolta, KGD è molto bravo, e German suplex, vedi con KGD il match si è ripreso. Refor però adesso non mi sta piacendo molto, sempre le solite manovre, intanto qui ignazzo danni di TG,
perché GD sparecchia il tavolo, lo fa chi GD di sopra. Attenzione, TG però preferisce buttarlo nel ring. Che GD, attenzione, rientra in ringa. Refaro però lo aspetta al varco e lo mette fuori. Oh, anche Refaro Maditi! Anche Refaro Maditi! Eh sì, a quanto pare sì! Anche su KGD! Attenzione qui, KGD! Che fa qui? Lo anticipa! No! Il KO Pancho! Incredibile! Uno, due, e tre! C'è chi cotta all'ultimo di Refa. Chi cotta assurdo, ma c'è anche il German Suplex. Il Biohazard Pancho di KGD. Incredibile. Che colpo davvero devastante. Attenzione, che GD però del colpo, Refor lancia, è il momento di Ryan Murphy, è forse il momento di chiudere ragazzi, è il momento di chiudere, Refor lo lancia con un crossbody incredibile addirittura, e Ryan Murphy dice fatti avanti, non c'è bisogno perché lo va a prendere lui, per un bel back suplex, ed ora penso che voglia chiudere il match. Ryan Murphy, attenzione ai suoi migliori manovre sotto missione, attenzione qui addirittura la chiusura, uno, due, no, appena due. E allora qui, neck breaker di Ryan Murphy. E GD para il colpo, Ryan Murphy cerca di difendersi in qualche modo, attenzione. Bravo, bravo Murphy. Ancora che GD serve di pugni, attenzione. Ryan Murphy non ci sta, scommette l'uso, match dura da una decina di minuti. Ora entra Refor ancora con KGD. TG adesso da un po' di tempo che è fuori. Forse in KGD darà il cambio. Attenzione KGD però qui, attenzione! KGD, una powerbomb in arrivo! Oh mio Dio! Si dà powerbomb, uno, due, oh! C'è il kick out assurdo di Refor. TG sta intervenendo. Ancora Russian Sweep. E poi foot stomp. È un KGD in grande forma. Attenzione. Attenzione a Refor. Non ci sta. Attenzione, lo lancia via. Entra Ryan Murphy adesso. KGD sta giocando psicologicamente. Attenzione però a German Suplex. Era anche una finta quella di KGD. Era anche una finta, attenzione. Tenta la manovra, ma Ryan Murphy è molto bravo qui. Attenzione. European Uppercut ancora. Aris DDT però. Eh no, KGD è molto bravo qui. E al tutto. Biohazard Punch deviato. Biohazard Punch deviato. Incredibile, attenzione. Attenzione, niente a fare. Parato che ci di serie di colpi direi Murphy, no! Incredibile, un pugno chiuso devastante qui di KGD su Ryan Murphy, lo va a chiudere, uno, due, no! Ryan Murphy c'è ma sta sanguinando a dirotto. Incredibile, che match di coppia pazzesco, eh? Anche questo è un match di coppia davvero, davvero molto bello. Attenzione di breaker qui su Ryan Murphy, che guardate sta grondando sangue. Uno, due, intanto soltanto due, ma Refor non sembrava potercela fare. Mostra in coppia, attenzione. Oh, che si mettono i due! La mossa finale forse, mamma mia qui! Cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto i due? Uno, due, no! Questo era un trenetto, se non fosse intervenuto. TG! Sarebbe stato un trenetto. E attenzione, ora che GD invece vuole chiudere lui il match, forse con il paio da zarpancia. Oh, niente a fare invece. E TG qui non si è accorto.